Renault partecipa all'89esima edizione del Salone dell'Auto di Parigi, quindi conferma il suo impegno nei saloni automobilistici, perché Renault ama le auto e oggi, grazie all'innovazione, abbiamo l'opportunità di reinventare la nostra grande passione per l'auto. E questo è esattamente quello che facciamo quando diamo vita ad un mito. E la 4L è un mito, è una delle auto più emblematiche di tutta la storia di Renault. 8 milioni di auto vendute in più di 100 paesi, umile, trendy, chic, popolare. Un'auto transgenerazionale che da 60 anni tocca tutte le categorie sociali e che conquista uomini, donne, indistintamente. E i miti, lo sappiamo, non muoiono mai. E Forever Trophy, che svegliamo oggi in anteprima a Parigi, è la rivisitazione moderna della Renault 4, che ci proietta verso un futuro elettrico. Oggi è questa dimensione di auto universale, della 4L, di auto che piace a tutti, che vogliamo ritrovare. Una show car in versione crossover, leggero, che celebra i 25 anni del raid automobilistico solidale 4L Trophy e che preannuncia il futuro SUV 100% elettrico del segmento B. Lo vedremo sulle strade nel 2025, un veicolo che sarà a suo agio sia in città che nelle zone rurali. Quindi dopo Renault 5 Prototype, Forever Trophy è la seconda rivisitazione elettrica di un modello iconico della marca nell'ambito della nostra Renaultution. Perché Renault attinge dal suo passato glorioso per elettrificare al meglio il futuro. Ma altra anteprima mondiale sullo stand Renault è la R5 Turbo 3e, una show car spettacolare, 100% elettrica, ideale per il drifting. A gennaio 2022, lanciando il 50° anniversario della 5, una delle più grandi icone della marca, Renault aveva promesso un anno pop e ricco di sorprese. Beh, dopo tanti eventi celebrativi, la presentazione di questa R5 Turbo 3 rende veramente omaggio alle sue versioni sportive più mitiche, le Renault 5 Turbo e Turbo 2. Quindi una rivisitazione che unisce esuberanza, prestazioni, pensata davvero per il divertimento ma anche per il gaming. Quindi con la futura Renault 5 condividerà la nuova piattaforma CMF BEV dedicata ai veicoli elettrici del segmento B, che consentirà delle prestazioni straordinarie in termini di autonomia, di acustica, comportamento dinamico, senza nessun compromesso per quanto riguarda il design. Quindi Renault al Salone di Parigi mette in scena davvero la sua Nouvelle Vague, proiettandosi verso un futuro assolutamente elettrizzante.